Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video e finalmente siamo tornate. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti raghi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente sono tornata parlante. In questo video voglio raccontarvi che cosa è successo in questi ultimi mesi, 6-7 mesi, perché è tantissimo che non chiacchiero più con voi e che non vi racconto effettivamente che cosa mi sta succedendo, anzi che cosa mi è successo per la quale non vi racconto più. Perché? Perché tornando indietro nel tempo vorrei iniziare dal principio e dagli ultimi video che ho lasciato sul canale dove parlavo e chiacchieravo. Vi ho parlato della matrice del destino. Ecco, diciamo che da quel video, da quel momento in cui ho imparato qualcosa sulla matrice, mi è stata anche letta la matrice del destino, ho avuto dei momenti di introspezione veramente, veramente importanti. Mi sono interfacciata con la gloria che sta dentro e ho iniziato ad avere degli sconvolgimenti mistici, sia a livello spirituale che proprio a livello materiale. Hanno iniziato a capitare diverse cose, come il distruggersi, lo sgretolarsi della vita effettiva intorno a me e a tutte le sicurezze che in quel momento pensavo di avere ancora. Dunque, l'estate del 2022, perché siamo nel 2023, questo è il primo video parlante del 2023, perché il primo video del 2023 è il K-Vlog, che se ve lo siete perso male male perché mi impegno tantissimo a fare quei video oltre a divertirmi, quindi guardatelo. E nel 2022 è successo che ho iniziato a capire chi avevo intorno. Quando la vita ti stravolge è assurdo come tutte le amicizie che hai intorno crollino, tutte le amicizie sbagliate che hai intorno crollino. Io penso che in quel momento mi siano servite per capire e per agire, quindi ringrazio comunque quello che l'universo mi ha dato, perché mi sono lasciata trattare così, ecco, mi sono lasciata trattare così da tante persone. Sono sempre stata, per quanto riusciate a conoscermi attraverso i video, sono sempre stata una persona molto accondiscendente, molto neutra, molto paciosa, anche se quando mi infervorisco, ho la parte insomma anche molto aggressiva che sta sotto sotto e che quando esce esplode. E quindi ho sempre cercato di mantenere questa gloria là sotto, nascosta. E questo è un male perché non bisogna essere aggressivi, ma bisogna darsi valore, bisogna imparare che cosa vogliamo e metterlo in atto e soprattutto difenderci da quello che gli altri ci dicono di fare se non lo vogliamo fare. Quindi diciamo che mi sono lasciata accompagnare da tutte queste situazioni, tutte queste persone che mi stavano gestendo, diciamo, la vita, anche se in realtà io ho sempre fatto tutto da sola, mi sono sempre mantenuta da sola e ho la bellezza di 32 anni, quest'anno 33 gli anni di Cristo, quindi diciamo che se sono arrivata fino a qua è per merito mio e basta, perché io sono la persona che gestisce la mia vita, le azioni le compio io. Poi gli altri possono aiutarmi, possono accompagnarmi, possono consigliarmi, possono tagliarmi delle vie, possono impedirmi di fare determinate cose nel bene o nel male, però sono io che gestisco la mia vita, quindi se sono qui e che respiro è grazie a me, così come è grazie a voi che siete lì. Chiudendo questo discorso un po' di autostima, vi dico appunto che in quel periodo io invece ero proprio sotto, sotto, sotto e mi stavo facendo gestire da più persone. Si permettevano di insinuarsi nei miei pensieri e dirmi come comportarmi, questo non mi piaceva e quindi di colpo tutte queste cose hanno iniziato a sgretolarsi intorno a me. Sono capitate diverse cose belle e brutte, tra cui anche delle serate con amiche con le quali mi sono divertita tantissimo. Chi è rimasto appunto nella mia vita è perché era sulla mia stessa lunghezza d'onda e non si è mai mai permesso di giudicare e di contrastare i miei voleri. Questo è molto importante perché le persone che sono rimaste nella mia vita sono coloro che hanno sempre rispettato Gloria. Mi sono divertita tanto con loro, abbiamo fatto tante cose bellissime, ma è stata un'estate molto molto difficile per me, perché appunto facevo i conti, iniziavo a fare i conti con la realtà che, come vi dicevo, si stava sgretolando, perché tutto ciò che avevo intorno iniziava a diventare senza futuro. Dalla casa, perché appunto sono sorti dei problemi, e in quella casa ci sono sempre stati dei problemi, lo sapete se avete visto le mie storie, il tubo esploso, l'acqua che usciva, l'allagamento, la muffa, era piena di muffa, c'erano un sacco di problemi. Tu non faceva niente. Chi doveva fare non faceva, quindi io perché mi devo ritrovare in una casa dove non sto bene, dove spendo soldi, dove mi sta rubando parte della mia vita inutilmente, nonostante io stia bene da sola. Quindi ho fatto un attimo anche qua i conti con la mia vita, quella che era la Gloria che viveva da sola, perché non riuscivo a lasciare andare quell'idea. Purtroppo capitano dei momenti nella vita in cui bisogna cambiare. Io i cambiamenti li prendo sempre di petto verso la fine, cioè all'inizio mi struggo, cerco di capire se ci sono altre alternative, odio i cambiamenti.
momenti, oh mio Dio, cosa devo fare? Poi quando ci sono, in realtà li prendo di petto e li affronto. Infatti fino alla fine ho mantenuto questa fase REM, che però mi stava portando all'autodistruzione, fino alla scelta effettiva delle cose, quindi il cambio casa, il drastico momento in cui tutto è cambiato di colpo nell'arco di 2 settimane. Non abbiamo più un divano, non c'è più niente, c'è solo la tele, lì è tutto vuoto. Tu non hai idea di cosa ti capiterà il tuo primo trasloco. Sono stanchissima, raga, abbiamo fatto su e giù un sacco di volte, armadi, cose, vestiti, scatole, non ne posso più. Prima di questo però c'è stata appunto un'estate che mi ha accompagnato a livello artistico, perché ho scoperto una gloria artistica, una gloria che avevo lasciato a 16 anni quando facevo il liceo artistico e faceva tutte le sue cosine a casa, e ho iniziato a creare gli smudge stick con la mia amica. Abbiamo fatto tante cose in DAS, abbiamo creato delle scatole porta oggettini per la Wicca, per noi, facevamo tutte queste cose per noi, e questa cosa mi stava facendo sempre più stare bene. Sono andata anche a una specie di giornata di meditazione. No, vabbè. Quest'estate ho partecipato anche ad una bellissima e inquietante. È successa una cosa strana. Allora, mia madre ha praticato tantissime cose, dalla Wicca con me, a appunto al buddismo, poi ha iniziato l'induismo, con gli incontri per i devoti di Sai Baba, insomma tutte queste cose che ha sempre cercato anche qua di spiegarmi. E quest'estate non avevamo praticamente niente da fare e siamo andate, io e la mia amica con lei, a uno di questi incontri dove si faceva meditazione, c'erano dei canti, è stato molto intenso. Per non dire un'altra parola, perché purtroppo quando ci si avvicina a queste pratiche spirituali si può arrivare ad incontrare anche delle persone che di spirituale non c'hanno niente, se non la targhetta sul loro portachiavi, senza offendere nessuno, però le classiche persone che predicano bene razzolano male, no, nella vita, o che si avvicinano a una cosa spirituale per poter dire di fare quella cosa spirituale, ma che di spirituale poi nella vita di tutti i giorni non applicano niente, che si ritrovano purtroppo tante volte in questi incontri. Quindi energeticamente io entrando sento tantissimo, ho sempre sentito tantissimo, ma ultimamente ancora di più, sento tantissimo che ho intorno, cioè l'energia, nel senso non l'energia, ok, sento veramente se quella persona sta mentendo o no, mentendo nel senso che anche come si rapporta alle persone o a me, se è falsa o meno, se ha un secondo fine o meno, se c'è qualquadra che non mi cosa, l'energia non mi piaceva, c'era qualcosa che mi aveva fatto un attimo brim brim brim. Tra l'altro è stato molto importante perché io, non avendo mai fatto una meditazione del genere, una preghiera diciamo del genere, mi ritrovo a dover contare chicchi di riso dicendo queste parole, non in italiano ovviamente, quindi a leggere questo foglio con queste parole in indiano e a mettere questi chicchi di riso sul cuore e poi appoggiarli per poi mangiarli in un secondo momento. Mi è piaciuto tantissimo il senso di questa cosa, cioè che ogni chicco di riso che si avvicinava al cuore e la preghiera che si diceva per poi lasciarlo giù e prenderne un altro, andava a rilasciare quello che noi davamo di buono al chicco di riso per poi mangiarlo e quindi rimetterlo nel nostro corpo. Il senso di tutto questo era secondo me molto molto profondo, no? Molto bello. Il problema è che se non stai a spiegare una pratica del genere, o se lo fai per più di 1 ora e mezza, diventa estenuante. Vi giuro, raga, ho contato penso 1000 chicchi di riso, non lo so, mia mamma sa quanti ne abbiamo contati, comunque è stato veramente estenuante. Ma al di là di questo è stata un'esperienza che mi è piaciuto fare, i canti sono stati molto belli, vi lascerò qualche clip. Quindi questa è stata una delle cose estive che ho fatto, in più siamo andati anche al Voodoo Fest, quindi ho visto un po' di artisti. L'estate scorsa avevo iniziato anche un progetto bellissimo che dopo la matrice ho avuto il coraggio di chiedere di poter fare, e che però è durato 1 mese e mezzo. Neanche. Avevo iniziato a fare volontariato. Ero andata io proprio alla ricerca di questo, volevo iniziare a fare volontariato e mi sono trovata veramente bene, sono stata accolta strabene, ho conosciuto tantissime bellissime persone che mi porterò sempre nel cuore, nonostante sia durato veramente poco, perché non ero poi in me per poter continuare. Sembra una cavolata questa che sto dicendo, cioè quando uno dice ah sono stato male si sottovaluta, ma raga veramente stavo male. Psicologicamente stavo veramente a terra e non potevo fare
qualcosa di buono per gli altri se prima non stavo bene con me stessa. Di colpo poi, tra l'altro, perché ho iniziato a fare questa cosa che avevo il cuore leggero, stavo bene, ma quando arrivano delle notizie arrivano tutte insieme, i cambiamenti quando arrivano arrivano tutti insieme, almeno per quanto mi riguarda, e quindi questo cambio vita è stato talmente drastico, talmente spezzagambe, che ho dovuto mollare perché non avevo modo di andare. Non sono più potuta andare perché ho cambiato vita e quindi non sono più presente come prima nello stesso luogo per poter fare le stesse cose di prima. Quindi è arrivato il fatidico momento. Dovevo fare i conti con la realtà. Ho deciso, e mi è stato quasi imposto, smetterla di combattere. E questo è stato un bene, perché io stavo letteralmente creando la fossa da sola. Troviamo un modo, facevo così e intanto andavo giù. Una soluzione c'è, quindi che cosa ho fatto? Ho deciso di traslocare e venire qua dalla mia mamma, che tra l'altro ha una casa che si sviluppa su due piani, quindi è molto comoda perché la parte superiore è mansardata, come vedete, come avete visto anche nei K-vlog, è molto comoda perché ha fatto sì che tutte le mie cose potessero starci. E quindi ho, diciamo, la mia casa qui. Viviamo insieme, sto veramente bene, ci sono degli alti e bassi come in ogni vita da coinquiline. Vivere da sola è tutta un'altra cosa, però posso dire che mi sento molto più tranquilla, perché se vivere da sola è tutta un'altra cosa, vivere con qualcuno, e soprattutto la mamma, che dopo tutti questi anni, io a 18 anni me ne sono andata di casa, lavoravo, mi sostenevo e adesso sono tornata da mia mamma, nella mia testa sembrava una cosa come oddio sei tornata indietro, mentre queste sono voci di corridoio, sono quelle voci del cavolo che nella tua testa rimbombano perché gli altri potrebbero pensare una roba del genere, quindi chi se ne frega? Cioè, chi se ne frega? All'inizio mi stavo facendo veramente un sacco di pippe mentali, dicendo oh mio Dio, adesso torno da mia madre, oh mio Dio, cosa ne sarà della mia vita, oh mio Dio, sei una fallita, tutte queste cose che non fanno bene, non fanno bene al mio cervello, alla mia mente, non fanno bene alla mia anima, non fanno bene a me. E quindi ho deciso di staccare, tanto le persone che mi giudicavano si sono tagliate fuori da sole e quelle che sono rimaste nella mia vita anzi mi hanno aiutato in questo trasloco e mi sono state veramente vicine in questo periodo e le ringrazio tanto. Crearmi nuove routine, mi sono avvicinata a tante cose tipo l'arte, per fare un esempio, mi sono creata tante altre cose insieme alla mia amica, ci siamo create tante altre cose che avete anche visto. Ho creato due fantastici libri qua dietro che penso di volerne fare altri in futuro. Sono stata ammalata un bel po' di volte quest'ultimo periodo, sono appena uscita da una fortissima otite, poi c'è un sacco di vento qua perché poi adesso siamo in mezzo alla natura, cioè proprio io ho la... mi affaccio e ho tutto il verde, è stupendo perché mi vado a fare delle passeggiate bellissime, non vedo l'ora della primavera. E quindi sono stata un po' male anche perché energeticamente sono stata con le energie basse, diciamo che questa pressione esterna si è ancora una volta insinuata nella mia testa facendomi stare male. Le cose vanno fatte poco alla volta, l'importante è fare un'azione, io sto cercando di fare qualche azione, ecco. No raga, non ho più le caviglie. Questo video era per farvi sapere che cosa è successo, sono successe tante altre cose che ovviamente non vi dirò, ragazzi, perché se sto qua a raccontarvi ogni singolo momento della mia vita, a parte che ci mettiamo a piangere, poi ci mettiamo a ridere, poi ci mettiamo le mani nei capelli e poi basta, cioè poi non serve a niente rivangare. Non serve a nessuno sapere, perché l'importante è che sappiate che sto bene, come tutti gli esseri umani ho dei momenti in cui sono in up, dei momenti in cui veramente sono tanto tanto in down, purtroppo non riguarda me ma le persone che ho intorno, che sono persone esterne, ok, alle persone che voglio intorno, mettiamo in chiaro questa cosa, che purtroppo si insinuano e cercano anche loro di abbassarti le energie dicendoti frasi, cose che ti fanno veramente male. E che purtroppo io devo imparare a schermare e a non dar retta, perché se diamo retta a tutto, la vita è degli altri, non è più la nostra. Quindi abbiamo la cosa del libero arbitrio, cerchiamo di prendere in mano la nostra vita e far zittire gli altri e farli concentrare sulla loro di vita soprattutto. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato un po' di delucidazione sulla mia vita, se ve ne frega ancora qualcosa. Ringrazio coloro che hanno visto questo video, se ancora ve ne frega qualcosa. E niente, ci vediamo al prossimo, fatemi sapere, io sono qua. Ciao!